Sì. Allora, dal Cilento, Golfo di Policastro, al Vallo di Diano, Vito Panzella, un giovane valdianese, ha guidato, è stato insomma tra i protagonisti, tra tanti giovani che ha protestato anche a Polla per chiedere che non venga chiuso il punto nascita anche a Luigi Curto. L'importanza, ecco, di essere tutti quanti uniti, un unico territorio per rivendicare un diritto fondamentale come quello alla salute, alla nascita. Assolutamente, Vito, hai detto bene. Oggi dobbiamo essere qui uniti e combatti tutti i due territori, cioè non dobbiamo dividerci, c'è bisogno che questo disagio che stiamo vivendo, il Golfo di Policastro e il Vallo di Diano, sia un disagio comune. Noi abbiamo bisogno nel nostro piccolo di stare qui in piazza, non solo a Polla, abbiamo bloccato Polla, là i giovani hanno fatto un qualcosa di meraviglioso, ma quest'oggi questa gente qui a Sapri sta dando un messaggio forte alla politica nazionale e regionale. Noi siamo aree interne, si parla tanto di sviluppo di aree interne, Vito, ma non possono toglierci i servizi. Sono 30 anni che ci stanno togliendo di tutto, dal tribunale, dal carcere, e non so dove vogliamo arrivare. Allora, se tolgono i servizi vuol dire che vogliono la nostra morte, vogliono la morte di questo territorio. E noi qui insieme, tutti quanti, tutti questi comuni e questa gente, gente che lavora, gente che fa sacrifici per restare in queste aree, scendiamo in piazza, Vito, quando vediamo che ci tolgono i diritti. Nel nostro piccolo siamo oggi io, Michele Ficetola, a voler rappresentare un po' il Vallo di Diano. Dobbiamo stare più insieme, ci vuole più unità, perché se siamo divisi questi territori perderemo sempre. E basta che perde un servizio il nostro territorio, perdiamo tutti. Quindi non toccateci il punto nascita, perché non immagino le donne come devono fare per far partorire i loro bimbi, Vito.